Allora Sergio, rubrica mensile l'abbiamo battezzata così perché lo facciamo proprio ogni mese con te per fare il punto della situazione, sempre a partire dall'S&P 500, i migliori settori del momento. E allora, dando anche delle indicazioni pratiche ai telespettatori su cosa sarebbe meglio guardare, chiaramente sempre considerando il fatto che le scelte di investimento sono assolutamente personali e devono essere vagliate con chi di dovere. Quindi queste sono delle indicazioni generali che tu adesso ci spiegherai, da dove nascono, insomma, a te. Benissimo, Manuela, hai fatto bene a richiamare i concetti che hai detto prima. Chiaramente, quindi si tratta di un portafoglio azionario con la volatilità classica di un portafoglio azionario, per cui ognuno dovrà valutarlo in base alle proprie necessità, obiettivi ed orizzonti temporali. Questo è molto importante. Vi ricordo che, essendo comunque un portafoglio azionario, nelle fasi di stress del mercato, e ne abbiamo avuto una relativamente recente, febbraio-marzo 2020, con lo scoppio della pandemia, ci possono essere di picchi di ribasso di valorizzazione anche importanti, e di questo dobbiamo sempre tenere presente. Per cui consiglio a livello generale di avere un'ottica di investimento per prudenza, chiaramente, che sia almeno di 5 anni, per fare in modo che, se ci sono delle fasi di stress del mercato, di dare tempo al portafoglio poi comunque di recuperare. Ecco, detto questo, andiamo a vedere quindi cosa è successo nel portafoglio tra le analisi di fine ottobre, che andiamo a rivedere, e le analisi di questo fine novembre, che hanno dato poi a delle novità per quanto riguarda il portafoglio. Per cui cosa avevamo? Nell'analisi di fine ottobre avevamo energia, salute, consumi di prima necessità e finanza, che era un comparto nuovo che entrava. Consideriamo sempre i primi quattro comparti per i nostri investimenti, e questi erano i comparti che sono stati investiti per quanto riguarda il mese di ottobre. Andiamo a vedere ora le analisi di fine novembre, che differenze ci sono. Quindi abbiamo sempre comunque l'energia. Entra nuovo il settore industriale, rimangono salute e finanza, che era entrata nel mese scorso, nel mese di ottobre. Quindi, di conseguenza, cosa andremo a fare noi? Andremo a vendere il settore dei consumi di base, che è uscito, Consumer Staples in inglese, chiaramente. Qui vedete l'ETF presente nel portafoglio fino a fine novembre, che andremo a vendere col codice ISE e il ticker. Sono tutti acquistabili semplicemente nella borsa valore di Milano, quindi molto facile. Si va ad acquistare, chiaramente l'indicazione che abbiamo avuto del settore che si è rafforzato ed è entrato nei primi quattro, che è l'industrial, quindi l'SPDR, S&P US Industrial. E qui sotto vedete il codice ISIN e il ticker di riferimento. Quindi ve lo lascio lì qualche secondo, Manuele, in modo tale che possano prendere Sì, nota. assolutamente. Poi ricordiamo che questa rubrica si troverà su YouTube, sulla nostra pagina di Le Fonti. Se non siete ancora iscritti, fatelo così vi arriverà anche la notifica. Comunque, assolutamente la lasciamo anche in sovrimpressione. Prego, Sergio. Perfetto, detto questo, quindi cosa avremo? Per quanto riguarda il mese di dicembre, il portafoglio sarà così composto: dal settore energy, che rimane ormai da parecchi mesi, dal settore healthcare, dal settore financial, che è entrato nuovo nello scorso mese, e da questo che entra nuovo per il mese di dicembre, che è l'industrial. Qui sotto vedete quindi il ticker, ve l'ho lasciato evidenziato in verde. Questo è il portafoglio che ci porterà avanti fino alla fine dell'anno, e dopodiché ci sentiremo a gennaio per vedere se ci sono modifiche. Bene, detto questo, andiamo a vedere quindi su questo nuovo settore, per darvi un'indicazione e per entrare anche nel pratico, perché quando si compra andiamo a vedere cosa andrate a mettervi nel vostro portafoglio. Quindi andate a comprare aziende come Caterpillar, l'iconica azienda nel materiale delle costruzioni Elidi, le Ruspe, la Deere, per darvi esempio, che sono gli iconici trattori nel settore agricolo giallo-verdi, la Boeing, che ci porta a spasso quando andiamo in giro per affari, viaggi, lavoro e quant'altro. Quindi, insomma, co come volevo farvi notare, che non è che andiamo a comprare delle aziende che hanno in qualche modo, in modo diretto o indiretto, a che fare comunque con la nostra vita. Detto questo, andiamo avanti. Cosa abbiamo? Nel settore novembre il portafoglio ha lasciato un po' di spazio per quanto riguarda il negativo, è andato nel 2,51, un po' in controtendenza questo mese
rispetto ai mercati di novembre che comunque sono stati positivi e ci sta in Sì. determinati periodi. Per quanto riguarda comunque le performance dal 2022, il portafoglio ha performato il più 17% e non è poco, con tutto quello che abbiamo visto chiaramente quest'anno, soprattutto nei mercati azionari, e la performance storica che parte dal 1 gennaio 2020 è di circa il 79%, quindi ha fatto veramente tanto, e appena di sotto come portafoglio del suo massimo storico a livello di performance realizzato alla fine del mese scorso. Per darvi un'idea, questi sono i mercati comunque di quest'anno, vedete year to date, quindi dall'inizio dell'anno, un po' i principali mercati, come sono andati, e per la stragrande maggioranza vediamo parecchia negatività. Se teniamo presente solamente il mercato brasiliano Bovespa e l'India, che comunque sta andando bene, che sono comunque mercati di solito relativamente marginali nei nostri investimenti, ma fra i principali mercati siamo chiaramente ancora molto negativi, malgrado il recupero dell'ultima gamba rialzista che abbiamo visto prima sullo Standard Poor's 500. Hanno recuperato un po' tutti i mercati in questa fase, però la condizione rimbassista, soprattutto sui mercati americani, rimane, e questo purtroppo condizionerà ovviamente un po' tutti i mercati, Certo. anche quelli europei, anche se hanno recuperato meglio in questa fase rispetto ai mercati americani, e c'è anche un motivo, se vogliamo proprio dirla tutta. Comunque siamo in questa condizione. Quindi questo è il portafoglio per quanto riguarda il mese di dicembre, e seguiteci perché poi a gennaio vi Ah, daremo ovviamente certo. le indicazioni nuove per quanto riguarda il mese di Questo è il gennaio. portafoglio che chiude l'anno, quindi 2022, e vedremo poi come inizieremo e come inizierà l'anno nuovo, il 2023.